Sono Piero Gibardo e con me, come sempre, Luca Marcheggiani per il racconto di questa partita. Eccoci, si comincia. Perde palla paralmente. Sceglie il lancio lungo. C'è l'errore nel tocco. Continua da vicinanza all'area avversaria. Ha fatto tutto da solo. Grande azione. È riuscito a trovare l'angolo di tiro nonostante partisse da posizione molto defilata. Questo è proprio un giocatore che vede la porta. Capito male il compagno. Passaggio intercettato. Riceve il passaggio, occhio al cross, attenzione, può tirare. Il portiere la stava combinando grossa. Passaggio che non va a buon fine. E il tocco verso il portiere. Buona azione difensiva. Perdono il pallone. Intervento cruciale questo. Hanno ottenuto un fallo laterale. Cambia gioco, guadagna metri, si appoggia sul portiere, ottima chiusura difensiva, fatto molta strada, siamo quasi al limite, sono arrivati tutti i saltatori per sfruttare questa opportunità. Cerca lo spunto, il recupero, pericolo. Passaggio in avanti. Arbitro dice che può bastare, si chiude così il primo tempo.
La difesa fino a qui è stata perfetta, non ha praticamente consentito mai agli attaccanti di giocare. Stanno facendo davvero molto bene. 0-0 alla fine del primo tempo, tutto ancora in bilico. Ecco che comincia la seconda frazione di gara. Appoggio non riuscito. Arriva sulla tre quarti avversaria. Era troppo solo, non poteva fare altro. Posizione interessante, posizione regolare. Ci prova, super riflesso qui. Ruba palla. Metterla in mezzo. Fallo e calcio di punizione. Sicuro qui il portiere controlla. Bel tocco in avanti. Non ha avuto fortuna il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Ruba il pallone. Intervento cruciale questo. Riceve un pallone interessante. Può andare. Grande occasione. Altra opportunità, ma hanno sbagliato ancora. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Tocco profondo. Tocco preciso. Perde il possesso del pallone. Sbagliato il passaggio, riceve un bel pallone. Prova a saltare il centrocampo. Passaggio in avanti. Abbiamo visto passaggi migliori di questo. Tempo che intanto passa. Recupera il pallone con facilità. Intervento cruciale questo. Se ne è andato. Il fischio dell'arbitro. Equilibrio. Adesso tutto passerà per i calci di rigore. Non è mancata la voglia di vincere, ma i difensori non hanno concesso veramente niente. Vedremo quello che succederà ora. Siamo arrivati al momento dei calci di rigore. Le speranze, la voglia di queste due squadre di vincere la partita è tutta nei tiri dal dischetto. Ha piazzato il pallone con cura. Enorme la tensione anche nel suo volto. Eccolo qui il primo rigorista. Bisogna partire bene, bisogna partire forte segnando. 1-0, freddissimo alle spalle del portiere. Il portiere l'ha bloccata addirittura. Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. Una parata fantastica.
Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Troppo alto sulla traversa. Ci ha voluto mettere forza e ha colpito troppo sotto il pallone. Si segna da un grande vantaggio alla squadra, un doppio vantaggio che sarebbe davvero rassicurante. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Sotto di due gol devono segnare questo rigore per rimanere in partita. Il portiere sceglie l'angolo sbagliato qui. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Questo è un calcio di rigore fondamentale che potrebbe dare un vantaggio pesantissimo alla squadra. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione, e lui ce l'ha avuto. Mette il pallone sul dischetto, sembra sereno, ma dentro ci sono sentimenti fortissimi per un momento decisivo. È tutto molto semplice, o segna o è finita. La mette dentro e la sua squadra può respirare, almeno per un attimo. Ha tenuto i nervi saldi, questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Può mandare in delirio i tifosi, è tutto pronto dal dischetto, se segna vincono. Questo è il tiro che decide la partita. Una partita durissima, in grande equilibrio, e alla fine ha vinto chi ha avuto il sangue più freddo. Gli avversari non hanno saputo gestire la tensione dei calci di rigore. Loro sono stati bravissimi a mantenersi calmi e concentrati fino alla fine. Tempo di saluti, di ringraziamenti da parte mia e di Luca Marchegiani.